due pinze, due leve e una sedia con personale adeguatamente addestrato, che può anche essere personale non necessariamente con una laurea, ma personale locale che viene istruito solamente per questo scopo. Quindi dobbiamo essere molto rispettosi, e questo vale nel volontariato internazionale, ma vale anche, penso che l'amico Roberto Santopadre in fondo possa essere d'accordo, vale molto anche negli interventi nelle situazioni italiane nel nostro paese, il rispetto sempre e comunque della persona, del paziente che ci troviamo davanti. Ci sono alcune tecniche che sono alcuni interventi di basso costo e di alta efficacia, che sono appunto l'oral argent treatment, che è quello sulla poltrona che abbiamo fatto vedere prima, l'applicazione e la fornitura di dentifrici al fluoro efficaci e a prezzi tali per cui possono essere diffusi nelle popolazioni in zone anche disagiate. E poi questa è una questione molto più tecnica, diciamo l'intervento, la cura dei denti con materiale e strumentario non di alta tecnologia, che consenta quindi di intervenire anche dove non c'è elettricità, dove non c'è possibilità di avere uno strumento rotante, e intervenire efficacemente dando dei risultati clinici accettabili e rispondendo all'esigenza di salute orale di base. Vado veloce, sono cose che abbiamo detto. Cosa abbiamo proposto come fondazione? Un tavolo di coordinamento di tutte le realtà, è un po', penso, il rilievo, dicevo prima, che facciamo in tutti gli ambiti medici, tante associazioni che però spesso non si parlano, quindi cercare di concordare linee di comportamento e applicare protocolli clinici uniformi e condivisi, censire tutti i vari progetti, molto prosaicamente, sapere in Italia e all'estero dove ci sono delle proposte di intervento dei colleghi, dei volontari, degli infermieri, degli assistenti, degli igienisti che operano effettivamente, perché è già capitata la sovrapposizione spesso in aree dove ovviamente magari c'era ugualmente bisogno, ma la possibilità di ottimizzare gli interventi e permette di ottimizzare le risorse, che ovviamente non sempre sono infinite, illimitate, anzi sono sempre più limitate. Quindi rilevare le necessità di tutti, soprattutto per ottimizzare anche la ricerca del materiale, dei mezzi e del personale che servono per portare a termine i progetti. ANDI può dare come struttura, e la Fondazione ANDI, anche dei servizi di supporto alle attività delle associazioni, dal punto di vista legale, assicurativo. Valga per tutti la possibilità, per esempio, di dare un'assicurazione di categoria che copra anche l'attività di volontariato all'estero, che non è una copertura che le compagnie assicurative danno volentieri o che danno a poco prezzo. Quindi avere dei grandi numeri dietro un'iniziativa di questo tipo può voler dire potere contrattuale in termini positivi per avere una ricaduta su un migliore e più efficace servizio di volontariato. Gli altri progetti, non c'è solamente l'appoggio alle associazioni che fanno cooperazione e volontariato. Stiamo avviando un programma di ricerca nel settore della prevenzione delle infezioni da virus dell'epatite B e C e forse HIV. Non posso dirvi molto di più perché è ovviamente un progetto appena partito. Diciamo che l'ideale, il nostro obiettivo sarebbe quello di poter fornire degli strumenti di diagnosi precoce di questo tipo di infezioni che siano il più capillari possibili e utilizzabili sia nel campo delle attività di volontariato e cooperazione all'estero sia nelle attività nel territorio nazionale. Crediamo molto nella formazione e per questo è stato deciso di appoggiare come fondazione questo master post-universitario, che è il primo nel suo genere, che si terrà a Torino, strumenti per la promozione della salute orale nelle comunità svantaggiate nei paesi in via di sviluppo, e che in 2 anni formerà 20 formatori, 20 colleghi che saranno in grado di espandere come una valanga una nuova cultura della solidarietà in maniera professionale, preparata, con una visione internazionale, ma soprattutto in grado di formare altre
colleghi a questo tipo di attività. Crediamo, e penso sia stato detto anche da tutti gli altri relatori che mi hanno preceduto, la formazione è il futuro della solidarietà e del volontariato. Quando le motivazioni, magari emotive, vengono a indebolirsi, è solamente la formazione costante e continua che può dare nuove motivazioni per andare avanti. Stiamo esaminando la partecipazione a un progetto internazionale per la prevenzione della patologia cariosa, in particolare un progetto di fluorazione del sale, che in questo momento è portato avanti dall'OMS. Probabilmente riusciremo a fare una partnership con l'OMS in questo senso. È solo un accenno, per chi non conosce la valenza della fluorazione del sale. Mettere il fluoro nell'acqua come forma di prevenzione in paesi dove l'acqua è un bene che non arriva a tutti è certamente meno efficace che mettere il fluoro nel sale, che invece arriva anche alle persone più lontane dal soddisfacimento di bisogni primari, perché sono magari isolate e senza appunto accesso all'acqua potabile. Questo è il progetto che sta avendo il maggior sviluppo e che forse interessa anche chi con l'odontoiatria non ha dei link diretti. È il progetto malattierale, cioè cerchiamo realizzare un percorso formativo sulle patologie rare che abbiano sequele in ambito odontoiatrico. Abbiamo iniziato con la displasia ectodermica, che è una malattia che ha delle conseguenze marcate e comunque sempre presenti in tutte le persone affette da questa malattia. Non entro nello specifico, potete leggere cos'è la displasia ectodermica, però l'importante è che i dentisti vengano formati a capire cos'è questa malattia e a fornire supporto per terapie continuate in persone che sono costrette per questo tipo di patologia ad accedere a cure odontoiatriche per tutto l'arco della loro vita. Ecco, queste fotografie non sono barrate, non hanno la striscetta nera, perché sono disponibili su internet nel sito dell'Associazione Americana della Displasia Ectodermica. Le ho inserite semplicemente perché capiate cosa vuol dire la displasia ectodermica. Ecco, e sono bambini che a 3 anni hanno già bisogno di una protesi totale, di una dentiera. Quindi l'obiettivo della fondazione è quello di divulgare questo progetto, formare la categoria, sensibilizzare la categoria a questa malattia, ma soprattutto creare una rete di dentisti disponibili a offrire cure professionalmente qualificate, di eccellenza, continuate, e far interagire questi professionisti con chi, come l'industria o i distributori di materiali, possa fornire anche un supporto concreto a chi dovrà magari subire una riabilitazione implantare molto onerosa. In America si stima in $150,000 il costo nell'arco di una vita per le cure dentarie di un displasico. Ho finito e spero di non avervi tediato troppo. Grazie.